Bagni Donna Italia. Ma perché si chiama Bagni Donna Italia? Perché al primo anno me l'ha messo un amico di mio marito, di Terni, e disse: mettiamo nome Donna Italia, come quando non fosse una donna. No, ma anche perché questa bella signora si chiama Italia. Sì, mi chiama Italia. Di cosa si ricordi quando era bambina? Tante progetti che non posso dire. E quando è che è venuta la voglia di fare questo bagno? È stata una cosa proprio all'improvviso. Dovevamo fare un appartamento, allora mio marito disse: l'appartamento non ti fa il casotto, però il casotto ti può fare l'appartamento. E così è stato, grazie a Dio. Quindi qui avete fatto questo stabilimento balneare, quanti anni fa? 40 anni, l'ha fatto il 15 luglio l'anno scorso. Quindi siamo nel 1973? Sì, proprio, preciso. Che cosa è cambiato in questi 40 anni per quanto riguarda i turisti? Poco, no, come turista ancora c'ho i clienti del primo anno, che ci si trova tanto bene. Noi siamo uno stabilimento chiamato tipo familiare, ecco, si conoscono tutti e passa il tempo, insomma. Ma vengono, chi sono i turisti? Italiani o anche te? No, di Milano, l'Aquila, Roma, tutti questi paesi attorno. E veramente quest'anno un po' di turisti l'ho avuto sempre, ma quest'anno ancora di più, dei stranieri. Qui, in questi bagni che cos'è che date? Sole, mare, ma anche che cosa? Magari da mangiare, da dormire, che so io, un po' di... Da mangiare pure. Che cosa date da mangiare? Un po' di tutto, insomma, ecco. Ma arrancia fa un po' di tutto. Quindi una grande... Niente, va le frittelle fritte, questo lo devo dire. Allora dobbiamo assaggiarle. Oh, vieni dopo pranzo e assaggerai. Facci tanti frittelli fritti. Davvero, eh? Donna Italia, come andiamo? Bene, grazie a Dio. Siamo ottimisti o no? Sì. Io sono uno alla mano, non mi piace voler bene a tutti e tutti mi vogliono bene. Ma vogliamo anche bene? I bimbi, anche i bimbi. Andiamo mamma da Donna Italia. Ti vede che ci si trova contenta, che dice lei? Io dico che una signora che è così ottimista, che ha così voglia di scherzare, di ridere, io vorrei vedere da 50 anni fa che donna era lei. Ah, sempre, io sono sempre scherzato e sempre ho lavorato, se vado in giro porto il portafoglio pieno che mi piace, però sto attenta su tutte le cose. Grazie. Niente, prego.